voglio queste storie oggi. Porca vacca! Madonna! C'è un problema? Sempre che io sempre stia qui, sempre sto lavorando per sto giornale e i soldi non sono troppo. Ti capisco totalmente. Anche io sono qui tutti i giorni e il mantenimento per la mia macchina è molto caro. Purtroppo però questa è la vita. E poi quando ritorno a casa devo fare le faccende domestiche da sola. Veramente io non ho tempo libero mai. Ah, mi dispiace. Quando ritorno a casa ogni giorno faccio proprio niente. Posso cantonare sulla mia lavoro, posso scrivere la storia per il nostro campo, posso rilassare e guardare il TV. E come? Sono un mormone. Dai! No, sono morto. Mamma, pure acqua per favore. Sì, tesoro. Grazie mille. Per cena mangiamo una pizza e non ho vestiti per domani. Sì, tesoro. Veramente sei un uomo italiano vero? Vito a te, allora stai bene. Non veramente, non c'è male, però il mio amico mi fa male. Non fu di lamentare di sua moglie. Capisco il tuo dolore. La mia amica fa la stessa cosa. Parla sempre di come è brutto il suo rapporto. Indovino, vogliono cominciare di incontrare con altre persone ora. È lo stesso con la mia amica. Ho un'idea. Potremmo andare ad un appuntamento a quattro con loro e introdurre i nostri amici. Non è un'idea male. Come è venerdì, penso che la mia amica sia libera quella notte. Sono libero venerdì. Penso che il mio amico sarà anche. A che ora? Verso le 7? Certo. Sì. Allora, fantastico. Sarà divertente. Spero. Sei pronto? Sì, certo. Sono fuori di casa e non c'è la mia moglie. Adesso sono contento. Ah, la mia amica mi ha detto che questa ragazza è molto bella. Vedremo. Ma dove sono questi ragazzi? Non preoccupare, siamo un po' presto. Allora, sei nervosa? No, sono contenta di uscire da casa, lontano da mio marito. Sì, secondo me quando vedrà questo ragazzo lascerà il suo marito subito. Magari, speriamo. Sei mai stata a questo ristorante? Sì, una volta. Ah, ecco i ragazzi. Cavoli, c'è il mio marito. Devo scappare. Oh, stai qui. Forse se ti vedi con un altro ragazzo diventerà geloso. Fammi scappare, no, dai. Stai zitta. Ciao, come va? Salve, tutto a posto. Ti presento il mio amico Anthony. Piacere. Ecco mia... Perché stai nascondendo? Perché è il mio marito! Ciao tesoro! Tesoro? Sì, tesoro. Lei è la mia moglie, per troppo. Allora, vi conoscete? Conosciamo benissimo! Allora, noi dobbiamo lavorare domani mattina. Ci vediamo! Ciao! Allora, come va? Che stai facendo qui adesso? Stai cercando per un'altra ragazza? No, sei pazza. Volevo passare un po' di tempo con i miei amici.
Non ci credo. E tu che stai facendo qui? C'è un altro ragazzo? No, ero con la mia amica, Margherita. Lasciamo perdere, non siamo contenti. Divorziamo? Ti manderò i documenti. Va bene. Forse troverò un altro ragazzo a cui mi piace quando io canto. Io canto? Arrivederci. Ma sono gay. Candy è molto bella, è un corpo fantastico. I don't know. Non so. Io sono molto stanca. Non mi piace l'esame orale per italiano. Il caffè italiano è buonissimo. Davvero? Sì. Una volta? Che scandalo! Are you kidding me? Ah, no. Sono... Mi sei Davide? I forgot. Sono morto. Sono...